Grazie. Del maltempo, abbiamo assistito a delle violente precipitazioni negli ultimi giorni. Quali e quanti sono i danni e i disagi? Ma i danni e i disagi credo che potrà essere più preciso e potranno essere quantificati dall'assessore. Quello più evidente sono esondazioni di alcuni laghi, sono il problema legato alla montagna in Valtellina, alla... Ah? No, le frane, ma Livigno, anche non mi veniva il nome del paese, Livigno che è stato purtroppo bloccato per alcuni giorni, e le frane. Noi siamo coscienti della situazione, continuiamo ad investire un sacco di risorse sul dissesto idrogeologico, ma c'è bisogno di avere ancora più risorse. Ecco. Io credo che si debba ancora guardare con qualche speranza i fondi del PNRR, che nel momento in cui in parte non venissero utilizzati, come si dice, come si legge sui giornali, beh, noi saremmo prontissimi con una serie di progetti a utilizzarli in questo ambito che è sempre più importante.